Biceglie, pillole di libri nel borgo antico. Ascoltiamo l'intervista a Gianni Bianco, coautore del libro dal titolo Alle mafie, diciamo noi. Un libro al giorno incontra Gianni Bianco, uno degli autori insieme a Giuseppe Gatti del libro Alle mafie diciamo noi, edito da Città Nuova. Al centro di questo libro la parola noi, fondamentale, che ha un ruolo chiave nella lotta contro la mafia. Ma in che modo? È fondamentale perché le mafie uccidono, soprattutto colpiscono gli uomini soli, gli uomini lasciati soli. E quindi da questo punto di vista il lavorare insieme è una delle forze più grandi per combattere le mafie. E il noi è anche una forza perché chiama ciascuno di noi a fare qualcosa. Da questo punto di vista abbiamo usato un espediente grafico, una I più piccola, un no che l'antimafia ha detto per tanti anni, a quel no va aggiunto un piccolo contributo, quello personale, di impegnarsi in prima persona. Quella I, ci siamo tutti noi in quella I. Chi sono i protagonisti all'interno di queste pagine? Sono storie di tanti che in Italia, soprattutto insieme, facendo squadra, sono riusciti ad ottenere risultati nella lotta alla mafia. Sono singoli, sono comunità, sono studenti. Ecco, abbiamo voluto dare uno spaccato di speranza, perché questo paese è capace, è stato capace anche di dare risposte efficaci, soprattutto quando alle mafie ha risposto collettivamente. Grazie a Gianni Bianco, autore insieme a Giuseppe Gatti del libro Alle mafie diciamo noi, edito da Città Nuova, e ringraziamo anche la rassegna letteraria Libri nel Borgo Antico, che si tiene ogni anno a Biceglie nell'ultimo weekend di agosto.